Radio Incontro Speciale Sanremo. Dopo il leggero miglioramento in termini di share della terza serata di Sanremo, scopriamo da quante persone è stata vista la penultima puntata della kermesse, che si appresta al suo gran finale di questa sera. Sanremo Start ha guadagnato 11.411.000 spettatori, 41,5%. La prima parte 12.674.000 spettatori, il 52,32%. La seconda parte 5.795.000 spettatori, il 55,95%. Scopriamo le posizioni dei 26 big in gara al termine delle esibizioni della prima, seconda, terza e quarta serata del festival. La classifica è determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute dai campioni dalle diverse giurie nelle prime quattro serate del festival, e cioè giuria demoscopica, l'orchestra e la sala stampa. Per quanto riguarda la classifica della quarta serata, Colapesce e Di Martino si aggiudicano il primo posto della classifica della sala stampa, seguiti da Maneskin e Willy Peyote. In graduatoria generale, quella che tiene conto anche delle serate precedenti, resta saldo in vetta Ermal Meta, seguito da Willy Peyote e Arisa. Scopriamo le prime 10 posizioni. Primo Ermal Meta, secondo Willy Peyote, terza Arisa, quarta Annalisa, quinti Maneskin, sesto Irama, settima la rappresentante di lista, ottavi Colapesce e Di Martino, nona Malika Ayan, decima Noemi. Incontriamo Fulminacci, si sta godendo infatti le lodi della critica e i messaggi di stima che stanno arrivando sui social dopo le sue ultime esibizioni al festival. Il pezzo in gara, Santa Marinella, è stato apprezzato per il suo stile cantautorale, che ha scomodato paragoni importanti come quello con il principe Francesco De Gregori. Il musicista romano classe 97 ha conquistato il pubblico per la sua cover di Penso Positivo di Jovanotti, insieme a Roy Paci alla tromba e con l'attore Valerio Lundini. Jovanotti ha dedicato a lui un Twitter molto importante. Sentiamo cosa ne dice. Ciao Filippo. Ciao, innanzitutto ciao a tutti. Allora, volevo, sì, rispondendoti ti dico che è stato veramente incredibile. Cioè, questi giorni io mi sto divertendo come un pazzo, devo dire. Cioè, è una situazione, sto provando l'ennesima nuova emozione davanti alla quale il mio mestiere mi mette, e quindi il tweet di Jovanotti è stato pazzesco, il suo endorsement altrettanto, l'avevo sentito, lui mi aveva contattato addirittura prima della cover, quando aveva saputo che l'avrei fatta, ed era entusiasta. Io gli ho chiesto scusa in anticipo, diciamo, per evitare figuracce, però per fortuna invece è andata bene, mi sono divertito veramente tanto con Valerio e Roy. E lui mi ha detto, all'inizio mi aveva scritto, quando aveva saputo la notizia, mi aveva scritto una cosa tipo: è una gioia infinita per me. Io ho detto: ma stai scherzando, la gioia è tutta mia. Uno scambio molto semplice, ma per me ovviamente è stata un'emozione incredibile ricevere anche solo ovviamente la sua considerazione. Il fatto che mi abbia guardato è stato fondamentale per me, il fatto che mi abbia apprezzato ancora di più. Anche Silvestri ti ha fatto diversi apprezzamenti, ti senti di rappresentare il filone della scuola romana? Guarda, tutto questo ovviamente non fa che riempirmi il cuore di gioia. Ho saputo anche sì questa notizia di Silvestri ed è davvero fantastico sentirglielo dire. Mi sono immedesimato, ho fatto questo esperimento e si è rivelato per me molto emozionante. Io quando la canto sto bene e male allo stesso tempo, insomma sono aperto a tutte le emozioni. E guarda, ancora sono contentissimo per questa notizia che ho ricevuto, e in ogni caso se lui lo dice io accolgo quello che ha detto con grande entusiasmo. E poi credo sempre che le cose quando accadono uno non si accorge di che corrente si fa, cioè io non mi accorgo di quale corrente faccio parte o di quale movimento. Magari tra 10 anni lo saprò, dirò: ah, io ero di quel filone lì di quegli anni. Però attualmente non so di cosa sono l'erede, non so nulla, però sicuramente io la scuola romana l'ho ascoltata tanto e fa parte della mia educazione tanto quanto Dante Alighieri, insomma. Quello che porto sul palco è solamente me stesso,
cioè ho scelto di stare lì con la mia chitarra e fare quello che essere quello che sono al 100%, e sono riuscito nel mio intento solo se mi sono fatto conoscere il più possibile, perché la canzone l'ho scritta e l'ho cantata sotto la doccia e finalmente anche davanti a un pubblico per la prima volta, e quindi per me è estremamente emozionante sapere che fino ad ora era esistita solamente tra le quattro mura della mia cameretta, e invece adesso finalmente non è più un segreto, no? Ed è fantastico solo questo. Io penso di riuscire nel mio intento se riesco a farmi conoscere, a far vedere attraverso di me. Raccontaci l'emozione di essere stato scelto. Io devo dire che sono stato subito entusiasta quando ho saputo di Sanremo, e neanche una piccola parte della mia mente era occupata dal pensiero di non andarci, anche perché comunque quest'anno è anche un anno in cui non si può stare su un palco, e quindi è comunque, oltre a essere una gara, appunto come ho detto prima, è un'occasione per stare su un palco ed è bellissimo. Siccome ho avuto questa occasione, secondo me non sfruttarla sarebbe stato, non lo so, mi sarei pentito, insomma, anche perché per me Sanremo, e qua faccio un discorso prettamente personale, è qualcosa che porto nel cuore, per cui l'ho sempre seguito, mi è sempre piaciuto, sono un fan di Sanremo, e quindi quando mi hanno detto che sono stato preso, insomma, per me è stato solo un entusiasmo pazzesco, quindi è tutto qui. Ritieni che questo sia un Sanremo dedicato ai giovani, con una scaletta prettamente giovanile? Sono molto contento, ma non solo della giovinezza del cast, ma anche soprattutto della varietà, perché se fosse stato un Sanremo solamente di giovani sarebbe stato comunque un Sanremo specifico. Invece è bello che sia un Sanremo molto oggettivo sul panorama musicale contemporaneo, perché contemporaneo vuol dire anche chi adesso ha più di 60 anni, perché è contemporaneo anche chi adesso si avvicina all'anzianità, perché no? No? Per cui è bellissimo che ci sia tutto, che ci sia da Madame a Orietta Berti, che credo siano gli estremi anagrafici di questo festival. È stupendo perché esistono tutte e due le cose, e perché non farle vedere nelle case della gente, perché è così, è la realtà della musica. Grazie, è stato un piacere. Grazie a te, piacere mio. Ciao. Ciao. Radio Incontro Speciale Sanremo.